Tutti benvenuti, questa sera una importante serata, veramente un'emozione finalmente vedere un parterre con tante persone riunite. Facciamoci un applauso allora, perché grazie Davide, grazie. Allora, qui ci ritroviamo questa sera al Parco delle Rimembranze, un posto, veramente un luogo suggestivo e importante della comunità di Lusia, perché sapete benissimo qui si celebra, purtroppo si ricordano le vittime di un bombardamento che avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale. Però qui noi questa sera ripartiamo con un grande gesto, un momento simbolico di rinascita, con un momento di musica, un viaggio nel tempo. Io vorrei subito invitare sul palco il sindaco di Lusia e il presidente di Bandiera Gialla, che sono coloro che hanno fatto partire questa grande iniziativa, un'iniziativa che appunto di rinascita, che sostituisce in parte la fiera tradizionale di Lusia, quindi riunisce la comunità di Lusia in questo momento, e la prossima settimana ci sarà una piccola versione della fiera di Lusia. Io do la parola subito al sindaco Luca Prando. Grazie e buonasera a tutti e benvenuti a Lusia. È veramente un piacere che Bandiera Gialla abbia scelto Lusia per questo inizio, ma è una scelta strategica perché la collaborazione, vieni qui vicino a me anche se c'è il metro di distanza per le nuove regole Covid, però veramente l'unione è stata fondamentale fra il Comune di Lusia e l'associazione. E quello che è il buon lavoro a sostegno delle famiglie attraverso veramente, e qui voglio ringraziare il mercato ortofrutticolo di Lusia, tutto e tutti gli operatori, perché veramente con un grande orgoglio possiamo dire di aiutare molte famiglie. Grazie al lavoro di Bandiera Gialla, grazie alla nostra collaborazione, noi amministratori abbiamo fatto ben poco perché abbiamo messo insieme un po' le persone, però voglio dire il lavoro è veramente eccezionale, non solo per i comuni di Lusia, non solo per le famiglie di Lusia e la città di Rovigo, ma anche per tutto il Polesine. Quindi veramente grazie all'associazione Bandiera Gialla per quello che fate in sostegno di tutto, veramente di tutte le famiglie del nostro Polesine. È ormai un'amicizia che va avanti da qualche anno, avevamo anche qualche altra idea, alcune non sono partite anche perché il tempo è quello che è, fare gli amministratori siamo impegnati, non sempre riusciamo a coronare quelle che sono le idee, ma ci impegneremo per portare avanti. Abbiamo questa idea dell'ortofrutta che veramente sta andando bene, ma avevamo anche l'idea che poi voi avete continuato, quella del pane, mi sembra, e degli altri alimenti che a volte vengono gettati, vengono messi nei rifiuti e che invece magari sono ancora buoni per poter soddisfare ed aiutare qualcuno. Veramente l'emozione questa sera mi prende perché è una serata, è la prima serata dopo un momento di lockdown e veramente una grande emozione, tanta gente qui nel nostro parco. È stato rivisitato e rimesso a posto nel 2014 appunto per ospitare anche questi elementi e queste serate di tipo culturale. Lo ha detto lei prima, è un momento, è un posto dove c'è stato il bombardamento, un luogo triste, ma non è sempre così. Dobbiamo anche far conoscere la nostra storia un po' a tutto il Polesine, ai nostri cittadini, e quindi veramente utilizziamo questo spazio al meglio. Grazie e buona serata a tutti. Abbiamo la fortuna di avere qui l'assessore al territorio, alla cultura e alla sicurezza della Regione Veneto, Cristiano Carazzari, che vuole dare un saluto. Grazie, mi unisco al saluto del sindaco, porto il saluto della Regione del Veneto e il ringraziamento all'associazione Bandiera Gialla e a tutti i volontari che ci sono stati vicini in queste giornate difficili. Beh, bisogna ricordare che la presenza dell'associazione Bandiera Gialla non riguarda solamente i momenti di emergenza, ma viene da lontano, è un percorso che quindi loro hanno fatto naturalmente anche in un momento di emergenza, e devo dire, se non ci fossero stati loro forse avremmo avuto molti più problemi. Io ricordo il momento della distribuzione per esempio delle mascherine, in cui l'associazione si è schierata con tutti i propri volontari cercando anche di coinvolgere
coinvolgere più persone possibile per andare a consegnare le mascherine a casa dei cittadini in un momento che, se ve lo ricordate, era veramente drammatico, anche perché non avevamo una prospettiva di quello che sarebbe successo da lì a qualche giorno, a qualche settimana. E quindi abbiamo considerato degli eroi i lavoratori del settore sanitario, giustamente, perché hanno veramente anche rischiato in prima persona, ma altrettanto riconoscimento e gratitudine va a tutti quei volontari di tutte le associazioni che non hanno mai fatto mancare la loro presenza. Devo dire, come rappresentante di un'istituzione come la Regione, che si è trovata nell'occhio del ciclone, se non avessimo avuto la forza di una comunità veneta così unita e con una vocazione così forte alla solidarietà, forse i risultati che sono arrivati in Veneto e in particolare in Polesine non sarebbero stati così positivi. Quindi grazie, vi dobbiamo gratitudine per quello che avete sempre fatto e per quello che avete fatto in particolare in questo momento. Siamo veramente una squadra. Allora, vi ricordo che questa è una serata di solidarietà e che i ricavi di questa serata, tolte le spese, vengono destinati alle famiglie bisognose del comune di Lusia e il comune di Rovigo. Adesso vorrei invitare qui sul palco anche il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo. Grazie mille, buonasera. Così vi vedo un po' meglio, perché abbiamo il faro che ci punta proprio sugli occhi ed è una sensazione un po' strana. È un piacere essere qui questa sera. Ringrazio ovviamente l'amico Luca per l'ospitalità, Cristiano che è qui con noi questa sera, ma ovviamente il ringraziamento va a un straordinario gruppo di persone che è rappresentato su questo palco da Davide Rossi, perché hanno fatto un lavoro, io non so come definirlo, vorrei dire straordinario. Sono riusciti a reinventarsi durante una delle fasi più buie che abbiamo attraversato nel corso degli ultimi mesi. Senza di loro non sarebbe stato possibile fare tutto quello che all'interno del comune di Rovigo abbiamo messo in campo per aiutare tutte le nostre famiglie, come è stato ricordato dall'assessore Corazzari, per la distribuzione delle mascherine, per la distribuzione dei buoni spesa. Abbiamo aiutato oltre 1600 famiglie e Davide era presente tutti i giorni per fare l'attività di coordinamento in quella che era diventata la sala operativa della distribuzione dei buoni pasto, che sono stati distribuiti alle famiglie durante un periodo che era straordinario perché eravamo ancora nel lockdown, quindi non era fisicamente possibile per le persone uscire dalle proprie case per raccogliere i buoni spesa. Tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro straordinario di decine e decine di volontari di Bandiera Gialla che si sono messi a disposizione senza chiedere nulla in cambio. Hanno modificato il loro approccio. Voi trovate nel materiale informativo che è distribuito su tutte le sedie una parte di tutta l'attività che questa straordinaria associazione ha fatto nel corso di ormai quanti anni? Poi ce lo ricorderai? Va bene, perfetto. Comunque sono tantissimi anni che stanno lavorando sul territorio. È un onore essere a loro disposizione e lavorare insieme a loro. Ed è quindi un ringraziamento enorme che devo fare per tutte le famiglie del comune di Rovigo che altrimenti non saremmo stati in grado di aiutare nel modo che effettivamente abbiamo avuto la possibilità di mettere in campo. Grazie mille e grazie a voi per essere qui con noi questa sera per un momento di solidarietà importantissimo. Ci attendono ancora delle giornate difficili, l'estate è un po' diversa rispetto al solito, abbiamo la necessità di mantenere alta la guardia, però piano piano stiamo cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel e io sono convinto che tutti insieme saremo in grado di superare anche una prova difficile come quella che abbiamo vissuto nelle ultime settimane e grazie mille per tutto quello che state facendo, grazie ancora, grazie mille. Prendo la parola io, buonasera a tutti, un abbraccio, siamo in tanti, siamo in regime di sicurezza, hanno lavorato diversi giorni gli amici del comune di Lusia, della protezione civile che sono qui per rendere questo ambiente ospitale molto bello, che ha una storia molto importante e che noi tutti dobbiamo ricordare cosa è successo nella Seconda Guerra Mondiale, e quindi
un momento di importante ricordo verso tutte le persone che qui sono venute a mancare. Era giusto, visto che l'amministrazione di Lusia mi aveva contattato 2 mesi fa circa per uscire dal lockdown e iniziare a vivere. Io l'idea del sindaco e degli assessori qui presenti l'ho presa al volo, l'abbiamo elaborata assieme ai colleghi e visto che Lusia è il nostro punto di riferimento abbiamo detto sì con molta passione e ho voluto organizzare questa serata per dare il via alla ripresa del nostro ottimismo, della nostra vita. I miei ringraziamenti molto importanti vanno, ed è giusto che li dica io, a queste associazioni, a queste realtà che hanno permesso a Bandiera Gialla di raggiungere questi importanti obiettivi. Vi do solo un dato importante. In ultima pagina del foglietto partirei da qui. Questo è il 4º anno di vita di Bandiera Gialla. Prima ci sono stati 15 anni con un'altra associazione, i Ruggenti anni 60, che ci hanno permesso di fare tante attività, ma erano ludiche, sportive, dopo lavoristiche. Da 4 anni a questa parte l'idea di nascere in Bandiera Gialla è nata proprio dalla comunità di Lusia, dal comune di Lusia e dal mercato ortofrutticolo e dai produttori di Lusia. Le eccedenze del mercato fino a quel momento creavano dei problemi. Abbiamo instaurato questo feeling tramite l'amministrazione con i produttori, che sono i primi che dobbiamo ringraziare perché senza di loro non ci sarebbe nulla, e soprattutto dopo con il mercato ortofrutticolo, con gli operatori, con i commercianti che commercializzano il prodotto dei produttori di Lusia, le eccedenze abbiamo pensato di recuperarle. Abbiamo iniziato 4 anni fa e vi do solo un dato. Ad oggi i quintali recuperati e distribuiti alle famiglie in difficoltà sono tanti, tanti, e di questo ce ne omaggiamo e siamo molto felici di questo. Non vi do i numeri perché vorrei darli alla fine dell'anno, allorché facciamo il nostro bilancio e lo diamo pubblico a tutti. Mi interessa solo questo dato. I numeri di Bandiera Gialla nel 2016, avete visto, avevamo in 160 iscritti, nel 2017 349, nel 2018 570, nel 2019 835, quest'anno, siamo a metà anno, 1312, vale a dire che abbiamo fatto una crescita esponenziale. Questo perché cerchiamo e lavoriamo con la massima trasparenza e diamo tutto quello che abbiamo dentro per la comunità, per chi ne ha di bisogno. Le famiglie che raggiungiamo sono più di 600 in tutto il Polesine. Le associazioni che serviamo direttamente sono, con le ultime 3 di questi giorni, perché è entrata questa settimana Arqua Polesine, Villa Marzana, Gognano, siamo arrivati a 77 associazioni. Sono tutte accreditate presso Bandiera Gialla. Ogni associazione presenta l'elenco delle famiglie in difficoltà che noi gestiamo, quindi è tutto alla luce del sole e con la trasparenza che vi ho detto prima le raggiungiamo una volta alla settimana prima, adesso anche 2 volte o 3, perché il lavoro è aumentato sensibilmente. Vi do gli ultimi 2 dati. Questa settimana si è avvicinata una importante società di Cesena, la Orogel, che ha saputo del lavoro di Bandiera Gialla, e tutte le eccedenze della Orogel, fanno confettura, frutta, sapete, le dona a Bandiera Gialla e noi le diamo sul nostro territorio. Sono arrivate 9.000 confezioni di confetture di frutta che questa settimana distribuiamo. Questo è uno dei dati del nostro comparto, quindi ci teniamo molto a questa trasparenza, va bene? E tutto il resto dopo lo mettiamo in secondo ordine. Noi abbiamo e vogliamo l'ottimismo, vogliamo divertirci. Tutto quello che facciamo, i soci operativi sono circa 40. Volevo ringraziare chi ha dato una mano
al Comune di Lusia in questi giorni, Gigi e Graziano che sono stati al mio fianco, abbiamo lavorato diverse ore per rendere il ruolo bello come questo. Ringraziamo l'assessore regionale che ci è sempre vicino, il nostro sindaco di Rovigo, perché ormai Rovigo e Lusia sono in fase di gemellaggio, e ringrazio soprattutto voi per quello che dimostrate, perché la crescita nostra di Bandiera Gialla è questa, è che arrivare a 1.312 soci comporta un saldo di conto di 13.120 euro, è chiaro? Sono 10 euro di quota associativa. Se siamo di più, più siamo, più diamo del bene alle famiglie. A fine anno i soldoni, tirati via 1.000-1.500 euro di costi vivi dell'associazione, quest'anno doneremo credo più di 12.000 euro, e li diamo sul territorio tramite le associazioni che ho detto prima accreditate, le diamo alle nostre famiglie. Saranno pochi, non importa, li diamo sul nostro territorio e aiutiamo chi ne ha di bisogno. Questa è la nostra funzione, lo abbiamo fatto con Covid. Ringrazio, non voglio dimenticarmi chi è stato al nostro fianco, la Blu Soccorso, l'Auser, Ranitte, le associazioni che sono state con noi. Eravamo in circa 200 volontari durante Covid, 198 persone che hanno lavorato per la città e per il Pulesine. Questo è il nostro orgoglio e la nostra forza. Ringrazio tutti e un grande applauso. È sempre una grande emozione sentirvi e sentire quali sono i risultati che arrivano. Allora, adesso vorrei dare spazio alla musica e vi voglio introdurre questo gruppo, perché è un gruppo fantastico, si chiamano Time Machine. Chissà quanti di voi hanno sognato di prendere una macchina del tempo, un po' come Marty nel Ritorno al Futuro. Ecco, voi questa sera riuscirete a fare un viaggio nel tempo, perché grazie alla musica dei Time Machine noi andremo indietro fino agli anni 70 e poi cronologicamente ci riavvicineremo alla fine degli anni 80. Io vorrei dare il benvenuto ai Time Machine qui sul palco, poi li presento. Intanto iniziamo con un momento un po' più intimo, vero? Perché cominciamo dolcemente, giusto? Lo so che arrivate in pochi, intanto poi vi presento bene. Intanto facciamo questo momento di introduzione agli anni 70 con la bellissima Your Song. This is your song. You may be quite simple though,
now that you're stone. Hope you don't mind that I put down words. How wonderful life is, what yours in the world. Sat on the roof, but kick up the moss with you. All the verses that got me quite cross, as the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep them turned on. Yours in the world. Grazie.